In una Napoli stracolma di turisti si è svolta stamattina in Piazza del Gesù Nuovo la tradizionale celebrazione dell'Immacolata con la messa e la successiva consegna dei fiori nelle braccia della statua della Vergine sull'obelisco settecentesco a 30 metri di altezza da parte dei vigili del fuoco, salutata dal suono delle sirene degli automezzi. Un'occasione anche per fare il punto sul periodo di feste, tradizioni e presenze in città. Noi abbiamo un auspicio positivo perché abbiamo una città in crescita, ovviamente una città che sta con forza cercando di migliorare e di creare anche nuove opportunità, che è chiaro che noi abbiamo bisogno di recuperare tanto. E uno dei temi fondamentali sono i temi del lavoro, perché solamente se noi riusciamo a garantire lavoro, un lavoro e anche un salario poi degno a tutti, questo ci consentirà anche di migliorare le condizioni sociali della città. È un percorso, io credo che siamo sulla strada giusta e dobbiamo sempre di più impegnarci per fare in modo che Napoli ritorni ad essere centrale come è stata tanti anni fa e che oggi credo che sta ritornando al centro anche del dibattito e anche del ruolo a livello sia nazionale che internazionale. Certo. Abbiamo una grande affluenza di turisti, una grande presenza e quindi ci auguriamo che oggi c'è l'inizio un po' di questo mese di ricorrenza, diciamo, delle feste natalizie, che è anche un grande mese, diciamo, di festa per la città, quindi ci auguriamo che tutto vada per il meglio. Abbiamo più di 200.000 persone in città, quindi numeri veramente molto importanti. Chiaro che l'affollamento è grande, noi cerchiamo di garantire, abbiamo potenziato molti servizi, sia trasporti, pulizia. Oggi partono anche i servizi rafforzati di steward per accompagnare i turisti, soprattutto nelle zone più critiche. Abbiamo aumentato i bagni pubblici in città, insomma, abbiamo cercato di potenziare progressivamente tutta l'organizzazione. È chiaro che noi questo è un lavoro progressivo che noi dobbiamo fare, perché oramai Napoli è diventata una grande città turistica a livello globale, più del 50% delle presenze sono straniere. E quindi noi dobbiamo essere, insomma, all'altezza di questa nuova anche vocazione della città, che
io credo e mi auguro continuerà fortemente nei prossimi anni.